Eminenza. Eminenza, vorrei avere, caro collega, la vostra opinione. Va bene, vediamo il malato. Siamo al capezzale del cardinale Mazzarino, uno dei più potenti e temuti uomini di Francia. Sono arrivati due colleghi di cui vi ho parlato. Vi debbono visitare. Signori. Cosa vi sentite? Difficoltà di respirazione. Poi dei lancinanti dolori. Intorno all'illustre malato sono accorsi i più famosi e stimati medici del tempo. Vorrei esaminare. Non conosciamo nei dettagli la terapia seguita per Mazzarino. Possediamo però un rigoroso resoconto delle cure che in quegli stessi anni vennero riservate a un altro famoso malato, Carlo II, re d'Inghilterra. Ebbene, signori. A meno di un miracolo. Il fisico non reagisce più ormai. È aggredito da tutte le parti, gotta, calcoli. Idropisia ai polmoni. Io farei un salasso. Un altro. Ma gliene hanno fatti tre nella sola giornata di ieri. Più acqua stagnante si tira via, più il pozzo si purifica. Ecco come le cronache dell'epoca descrivono gli sforzi fatti nelle ultime 24 ore per salvare la vita di Sua Maestà Carlo II. Una pinta di sangue fu prelevata dal braccio destro, mezza pinta dalla spalla sinistra. Fece seguito la somministrazione di un emetico, di due purghe e di un clistere contenente 15 medicamenti diversi. La testa reale fu poi rasata e vi fu applicato un vescicante. Poco dopo, a Sua Maestà, venne fatta inalare una polvere irritativa delle mucose nasali, cui fecero seguito altri emetici e pozioni emorragiche. Un impiastro a base di pece e di escrementi di piccione fu applicato ai piedi congiuntamente alla somministrazione di una pozione contenente 10 ingredienti. Infine furono fatte suggere 40 gocce di estratto di teschio umano e fu imposta a Carlo II la pietra miracolosa del Bezoar. Dopodiché Sua Maestà morì. Per noi, figli del XX secolo, è facile sorridere di fronte a cure a base di salassi e pietre miracolose, ma non dobbiamo dimenticare che l'arte medica si è basata fino a pochi decenni or sono su terapie spesso inutili, per non dire dannose. Arthur Shapiro scrive: la storia della medicina dai suoi albori fino al 1920-1930 coincide di fatto con la storia dell'effetto placebo. Da allora sono trascorsi poco più di 50 anni, ma i successi ottenuti dalla farmacologia sono paragonabili alla strada che l'uomo ha saputo percorrere dai primi timidi voli alla conquista della Luna. La vita media è quasi raddoppiata. La mortalità infantile che sul finire dell'Ottocento permetteva a un solo neonato su due di superare il primo anno di vita è oggi quasi completamente scomparsa. Malattie come la tubercolosi o la polmonite franca, il cui solo nome gelava il sangue dei nostri nonni, sono oggi praticamente debellate. Il baratro che separa la farmacologia moderna dalle cure seguite per Carlo II non è quindi solo un fatto temporale, ma piuttosto il risultato di una vera e propria rivoluzione nel modo di affrontare il problema della salute. L'applicazione di una rigorosa metodologia scientifica
ha aperto all'uomo nuovi e insperati orizzonti. La moderna metodologia scientifica per la ricerca farmacologica è oggi codificata a livello internazionale, ma è una conquista del tutto recente. Basta pensare che il primo paese al mondo ad emanare una legge che impone ai farmaci di essere efficaci sono gli Stati Uniti nel recente 1962. Fino ad allora, l'unico requisito richiesto era quello di non essere dannosi alla salute. Sperimentare una nuova sostanza in modo rigoroso comporta una spesa di decine di miliardi e molti anni di ricerche e di esami di laboratorio, di sperimentazioni sugli animali e di prove cliniche sull'uomo. Per ammortizzare un simile investimento, bisogna poter contare su di un mercato che superi i confini nazionali per muoversi su scala mondiale. È evidente che per raggiungere questo traguardo è indispensabile saper competere con i più agguerriti laboratori pubblici e privati del mondo intero, nella speranza di arrivare per primi a creare un prodotto davvero innovativo. Le industrie farmaceutiche disseminate nel mondo sono molte migliaia, ma di queste solo una cinquantina hanno laboratori di ricerca capaci di affrontare le grandi battaglie ancora aperte per la salute dell'uomo. Uno di questi protagonisti è la Farmitalia Carlo Erba. Per capire appieno cosa significa fare ricerca in una grande industria internazionale, seguiamo le tappe che hanno segnato la nascita di un farmaco italiano che costituisce una delle vittorie più significative nella lotta contro il cancro. Anno, in questi laboratori chimici vengono prese in esame più di 4.000 sostanze. Alcune sono di origine naturale e i chimici devono isolarne la molecola individuandola tra le tante presenti nel materiale biologico allo studio. Con fermentazioni, filtrazioni e reazioni chimiche viene ottenuta la sostanza pura, che può finalmente essere identificata attraverso la conoscenza di tutti gli atomi che ne compongono la molecola, fino a poterla sintetizzare e manipolare. Altre sostanze sono di sintesi, sono cioè create direttamente in laboratorio. L'applicazione del computer alla chimica offre oggi ai ricercatori un nuovo rivoluzionario strumento. Con il solo aiuto della sua tastiera si possono compiere reazioni chimiche, confrontare tra loro molecole diverse, sovrapporle. Soprattutto si possono ripercorrere a ritroso tutte le possibili catene di reazioni chimiche che permettono di sintetizzare in laboratorio la molecola allo studio partendo da elementi semplici. Apparecchiature sempre più sofisticate, chimici capaci di padroneggiare le tecniche più avanzate, sono, come dicevamo, il presupposto indispensabile di una ricerca fruttuosa. Talvolta però ad essi deve accompagnarsi anche quell'intuito capace di indirizzare nella direzione giusta, di cogliere aspetti che altri non sanno vedere. È proprio la coincidenza di questi vari aspetti che ha permesso la nascita dell'adriamicina. Con una serie di test viene assaggiata l'attività biologica delle sostanze in esame. Solo poche decine superano questo primo vaglio, che richiede alcuni anni di lavoro.
sostanze isolate e sintetizzate dai chimici vengono inviate ai laboratori biologici di Nerviano. Con prove accurate viene studiato come agiscono e come si distribuiscono all'interno dell'organismo, per quanto tempo sono attive e quali effetti collaterali possono provocare. Tra i tanti controlli cui vengono sottoposte, un'attenzione particolare viene riservata ai test tossicologici, di mutagenesi e a quelli che verificano gli effetti sul comportamento. Gli animali trattati con vari dosaggi vengono osservati attraverso queste telecamere per poter controllare, senza disturbarli, il loro comportamento e potere così determinare i livelli di attività. I controlli si susseguono secondo i protocolli internazionali che richiedono le più meticolose verifiche a garanzia del futuro impiego sull'uomo. Talvolta però gli esami eseguiti a Nerviano sono ancora più accurati, perché scoprire e quantificare per tempo tutti i difetti di un preparato permette di scartarlo prima di avervi investito forti capitali. Al termine di questa fase, che richiede circa 2 anni, solo poche sostanze restano ancora in gara, ma di esse si conosce ormai con precisione il profilo farmacotossicologico e si hanno le prime informazioni sui meccanismi d'azione. Al termine di questa lunga serie di ricerche, dopo aver determinato molto accuratamente i rapporti tra i dosaggi attivi e le dosi tossiche nelle diverse situazioni sperimentali, è possibile passare alle prime verifiche sull'essere umano. In Italia, come nella maggior parte degli altri paesi, questo passaggio può avvenire solo dopo l'autorizzazione degli organi pubblici competenti. Nel nostro paese spetta al Ministero della Sanità valutare i risultati sperimentali preclinici. Passare alle prove cliniche sull'uomo comporta prima di tutto consistenti limitazioni etiche, ma comporta anche dover fare i conti con l'enorme variabilità di risposta dell'uomo in situazioni dove l'ambiente stesso induce un'infinità di varianti molto difficilmente controllabili. Per far fronte a queste difficoltà è nata una nuova specializzazione medica, la farmacologia clinica. Con raffinati metodi statistici siamo oggi in grado di valutare con precisione le qualità e i difetti di un nuovo farmaco e di stimare quindi il cosiddetto rapporto rischio-beneficio. Generalmente i primi controlli vengono fatti su volontari sani. Scelti tra gli studenti di medicina e accuratamente informati del tipo di test cui partecipano, i volontari sani vengono trattati con dosi bassissime che dalle prove fatte in precedenza si ritiene non abbiano nessun effetto. Poi, poco per volta, i dosaggi crescono fino a raggiungere il livello al quale si ritiene possano esercitare gli effetti desiderati.
periodici prelievi di sangue permettono di tenere sotto stretto controllo il comportamento cinetico del prodotto, di verificarne cioè l'assorbimento, la distribuzione nei diversi organi e tessuti, la sua metabolizzazione e le modalità di eliminazione. Ci sono casi, come quello dei farmaci antitumorali, nei quali le prove sui volontari sani sarebbero pericolose e poco significative. Questa fase viene così saltata e le prime prove vengono fatte con i pazienti che scelgono volontariamente di curarsi con il nuovo prodotto. La sperimentazione clinica viene compiuta contemporaneamente in diverse parti del mondo, in collaborazione con gli ospedali e i centri più qualificati nel ramo medico cui il farmaco è diretto. Ogni possibile applicazione terapeutica deve venire controllata nel corso di studi mirati, di studi cioè tesi a assaggiare singolarmente ogni specifica indicazione. A questo scopo, il prodotto in esame viene confrontato con un placebo e con un altro farmaco di cui sia già stata provata l'attività. Terminata positivamente anche questa fase di valutazione terapeutica a livello internazionale, è finalmente possibile chiedere la registrazione del farmaco e passare alla produzione e alla vendita. Dalla sintesi della prima molecola sono trascorsi dai 10 ai 12 anni e gli investimenti sostenuti si contano in decine di miliardi. Anche durante la produzione, i ricercatori continuano ad essere costantemente impegnati in controlli sistematici di ogni singola fase della lavorazione. Nel caso dell'adriamicina, si comincia con il selezionare colonie di microorganismi sempre migliori da avviare alla produzione. Sì, perché sono questi microorganismi a compiere la prima sintesi che al termine della catena darà l'adriamicina. La colonia verrà travasata in recipienti sempre più grossi, dove appositamente nutrita, arriverà a riempire un fermentatore da 80.000 litri. Al termine della fermentazione, da questo gigantesco brodo di coltura, attraverso un'interminabile serie di filtrazioni, purificazioni, concentrazioni, verranno ottenuti alcuni chilogrammi di polvere rossa, l'adriamicina, appunto. In questo stabilimento, probabilmente il più moderno e tecnologicamente avanzato del mondo, assistiamo alle ultime operazioni del ciclo produttivo dell'adriamicina: l'imbottigliamento, la liofilizzazione e il confezionamento. Sono operazioni completamente automatiche e interamente controllate dal computer. I controlli elettronici, tra i più sofisticati, permettono di tenere sotto costante osservazione ogni singola fase, ogni singolo flacone, scartando automaticamente tutto ciò che non risponde ai rigorosi standard qualitativi. Istante dell'intera catena produttiva è possibile ripercorrere a ritroso tutti i passaggi che un singolo flacone ha subito fino ad identificare quale colonia di microorganismi lo ha prodotto.
Anche quando il prodotto è ormai sul mercato, i risultati clinici ottenuti dal suo impiego terapeutico continuano ad essere raccolti e seguiti con uno specifico programma di monitoraggio, anche detto periodo di farmacosorveglianza, che serve per completare e perfezionare la conoscenza del prodotto. La nascita di un farmaco è quindi la storia di un atto creativo seguita da un'interminabile sequenza di controlli tesi a fornire al medico un prodotto sicuro e collaudato. In un flacone come questo è racchiuso il risultato dell'impegno di centinaia di chimici, biologi e medici. La ricerca di nuovi farmaci è una battaglia che non conosce tregua. Infatti, nel campo degli antitumorali, la Farmitalia Carlo Erba ha annunciato l'uscita di una nuova antraciclina della nuova generazione, l'epirubicina. Ma la Farmitalia Carlo Erba non limita i suoi sforzi al solo campo oncologico. È impegnata nella ricerca di nuovi antibiotici sempre più efficaci, di farmaci contro le affezioni cardiovascolari che rappresentano ancora oggi la principale causa di morte. Altre aree di ricerca sono quelle di nuovi farmaci per la cura delle malattie geriatriche, come gli antiaggreganti piastrinici e come gli ipocolesterolemizzanti. E poi nuovi antinfiammatori, nuovi analgesici e nuove sostanze capaci di intervenire sul sistema nervoso centrale. Figurava oltre il 40° posto per volume di fatturato. Oggi è la 29°. Lo sviluppo raggiunto permette investimenti nella ricerca sempre maggiori. E infatti la Farmitalia Carlo Erba sale al 24° posto della graduatoria mondiale elaborata in base al numero dei progetti di ricerca in corso. Nel 1983 ha investito nella ricerca 70 miliardi di lire, pari da soli al 22% della cifra che l'intera industria farmaceutica italiana ha speso in quell'anno. 1.400 sono le persone impegnate nella ricerca e sviluppo. Questo significa che ogni 4 ricercatori impegnati oggi in Italia nella ricerca farmaceutica, uno lavora alla Farmitalia Carlo Erba. La Farmitalia Carlo Erba è un'azienda che si muove ormai su scala mondiale, con 25 consociate all'estero, di cui 8 con stabilimenti di produzione, e una presenza commerciale in quasi tutti i paesi del mondo, compresi quelli socialisti. Il 65% del fatturato è realizzato all'estero e il 25% di tutta l'esportazione farmaceutica italiana porta il marchio Farmitalia Carlo Erba. Per attuare questa strategia di espansione mondiale è stata costituita Erbamont, una holding che riunisce tutte le attività farmaceutiche e della cura della salute del gruppo Montedison. Alla Erbamont fanno capo in Italia, oltre a Farmitalia Carlo Erba, Carlo Erba Strumentazione, Ote Biomedica, Lark, Betem. Negli Stati Uniti, Adria Laboratories, Kallstad Laboratories. Medicina oggi vuol dire ricerca e rigore scientifico, ma vuol anche dire collaborare a livello internazionale, scambiarsi le reciproche esperienze in un confronto aperto e costruttivo, dove l'esperienza del medico diventa lo stimolo e il punto di partenza per sempre nuovi traguardi.